Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon. Alla mia destra c'è Simona di Simon & Simon. Basta, no, non uccidiamo altri bambini. Eh sì, siamo qui perché, come vedete dalla schermata, questo è Frostpunk intanto. Sono riuscito a sbloccare il secondo scenario, le arche, e aggiunge una. Intanto lo carichiamo, va, che ci sta con i suoi buoni 10 minuti. Non so se avete presente, ma vicino al polo, non mi ricordo in quale paese nordico, c'è davvero una specie di arca piena di tutti i semi delle piante da proteggere, no? In caso di catastrofi. Noi siamo in questa missione a proteggere queste piante. E il problema è che fa troppo freddo e rischiano di andare perdute, di venire danneggiate, quindi le dobbiamo riscaldare in qualche modo. È sempre questa però, dobbiamo scaldare. La difficoltà che c'è in più in questo scenario è che non abbiamo i cacciatori già sbloccati, quindi sarà una corsa contro il tempo per avere sbloccati le cose calde, le sero in sostanza, non so come si chiamano. Ma abbiamo già un automaton e anche la mappa è completamente differente, come vedete. E queste qua sono le sere che abbiamo, le arche, scusate, che dobbiamo difendere. Vabbè, dobbiamo fare il Le beacon. Le arche arche, sì. si chiamano così. Arche. Seedling arc. E il nostro abbiamo automaton. Tra l'altro iniziamo bene con le risorse. C'è una corsa contro il tempo per sbloccare le ricerche. Quindi sono riuscito a giocare molto bene nella mia partita, però è da un po' che non ci sto giocando, sfortunatamente. Quindi sono un po' arrugginito. Direi che la prima cosa è sempre il carbone. Vai a raccogliere il carbone, ciccio. E qua potremmo fare un po' di gathering post. Al solito ci diranno, ehi, fai le cose per tutti, come se fosse la priorità, no? Stiamo muovendo perché non c'è niente. Magari prima vogliamo raccogliere qualcosa. Allora, qua che cos'è? Legna, carbone e legna. Ci serve anche il metallo. Invece questa è metallo, metallo e legna. Ok, il carbone lo sta già raccogliendo lui, quindi fai così. Ok, ma andiamo avanti un po' più veloce. Ok, possiamo già accendere qua la fornace. Qua mandiamo al massimo. E se riesco ne faccio un altro qua di gathering, così le risorse iniziano a piovere come se non ci fosse un domani. Però ho già finito la legna. Vediamo se ce ne stanno dando altra. Sì, ce ne stanno dando altra. Le arche per un po' se ne stanno tranquille. Anche il cibo per un po' possiamo convertire questo. Non abbiamo proprio un'emergenza immediata. Però presto dovremmo farci i conti. Allora, carbone siamo tranquilli che c'è l'automata là. Appena possibile iniziamo a fare le case. C'è di buono che l'automata va anche di notte, quindi siamo tranquilli. Skippiamo velocemente la notte, così ritornano operativi i nostri omini. Uno è malato. Grazie. Ok, è ritornato la luce. E direi di fare a manetta case qua. Almeno 22 dobbiamo fare le case. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma direi andiamo avanti perché così non si ammala la gente. Tanto costa relativamente poco fare le case. Ok.
Sarei tentato di fare prima l'ospedale, che abbiamo già un ferito, ma conviene fare prima gli scienziati invece. Carbone, come vedete, siamo tranquilli, per adesso almeno. Anche perché abbiamo pochissimi omini come inizio, quindi dobbiamo andare a cercare gli altri sopravvissuti. Inizierei già a fare le leggi, così non ci troviamo. Allora, zuppa. Direi che ci conviene fare la zuppa, così guadagniamo un po' di tempo dopo. E ci manca la legna. Vabbè, ma non ce ne manca tanta. Così possiamo fare la cookhouse e convertiamo questo in cibo. Vedete che ancora non si lamentano che non c'è il cibo. Allora, exploration beacon. E poi la cosa successiva che... Perché già col beacon potremmo trovare del cibo. La cosa successiva che facciamo è la... È là? Non mi ricordo assolutamente come si chiama, ma è qua. È questa. Hot house. Era hot qualcosa. Praticamente anche pensare di iniziare a mettere... Di sbloccare i heater. I riscaldamenti. In sostanza è finito il carbone. Andiamo a prenderlo di qua. Me ne sono reso conto che c'era l'automaton che non faceva niente. E iniziamo ad avere problemi di cibo, come era prevedibile. Ok. Abbiamo fatto il beacon nel frattempo. Ok. E sbloccherei gli heater qua, che sono abbastanza veloci da fare. Ok, mandiamo della gente qua al lavoro e gli facciamo fare la zuppa, così produciamo più cibo. Saranno un po' più discontenti, ma ciccia. Ok, il beacon ce l'abbiamo, abbiamo delle supplies abbandonate. Sta arrivando una tempesta, per quello sto mettendo a sbloccare gli iter. Non era un caso. Tanto di carbone ne abbiamo in abbondanza. Poi, man mano che andiamo avanti, sarà sempre meno un problema. Lo convertiremo dalle altre cose. Rischiamo di perdere le piante, però, se non mi sbrigo, Allora. Adaptation. Emergency shift, dai. Ce lo possiamo permettere adesso. Un po' di discontento ce lo possiamo permettere. Guardate come zampetta. Ok, andiamo avanti. Abbiamo finito la legna, però non vi preoccupate che adesso facciamo... inizia a congelare qua, eh. Dai, cibo ce n'è. Abbiamo trovato qualcosa. Allora, steam core e acciaio. Prendiamoli. Rovine industriali. Mi sembra che era di qua il cibo. Ma andare di qua. Anche se non mi interessa l'automaton spaccato. Ok. Anche l'acciaio per adesso non ci interessa, possiamo aspettare. Vedete che è finito il cibo? Ecco, adesso iniziano i problemi. Iteo, iteo e iteo. Ok. Fatto questo, sblocchiamo il cibo. E ci manca la legna. Perché normalmente c'era questo livello qua, quello che ci dava i cacciatori, anzi erano già sbloccati, ancora peggio. Ok, quindi sblocchiamo prima il livello e poi gli facciamo fare... Fortunatamente con la zuppa si lamenteranno un po', però almeno hanno più cibo.
Inizia a fare freddo. Ma io gli ho messo... No, non congelano perché li ho riscaldati. Sono stato previdente. Ok, vediamo un po' che leggi possiamo fare. Ma gente che muore non ce l'è per adesso. Gente discontenta non ce l'ha. Sì, però fare la fighting arena la fare comunque. Non costa tantissimo. La mettiamo qua e gli mettiamo una strada attaccata. Ecco qua. Così sono contenti che c'è gente che si scanna. Non ha molto senso, ma va bene. Gli metterei il medical post appena posso. Ok, andiamo qua. Un altro automaton che fa sempre comodo. Mountain Cave, che è dove perdevamo sempre gli omini l'altra volta. Questo è il veicolo della nostra spedizione. Voglio andare qua invece, Mountain Cave. Nel frattempo l'automaton se ne sta venendo per i fatti suoi. E non ci dispiace. Ma andiamo avanti veloce perché dobbiamo finire la ricerca, non per altro. Oh, una delle nostre persone è stecchita. Facciamo sto cacchio di cimitero. Ho aspettato troppo. Ah, devo aspettare. Ho aspettato troppo. Devo aspettare per farlo. Sembra giusto. Sono ancora abbastanza fiduciosi, non c'è ancora crisi per adesso, nonostante ci siamo a meno 30 gradi. Ok, è finito il carbone, non possiamo mettere qua. Qua c'è dell'altro carbone qui dietro, no. Quindi prima che finisca tutto il carbone devo fare quello che ci dà il carbone. Ok, perfetto, possiamo fare l'hot house. La cosa un po' menosa è che ci vogliono i nuclei che non possiamo costruire, possiamo solo trovare. Però ne abbiamo già tre, quindi per quello siamo tranquilli. Ok, qua non c'è più niente da raccogliere, lo demoliamo. Possiamo spostarlo più indietro, possiamo tenerci gli omini. Qua c'è un sacco di legna poi da poter prendere. C'è di qua che di là. Invece qua abbiamo ancora sia il carbone che la legna. Solo uno dei due è andato distrutto. Ok, abbiamo il tizio che sta aspettando. Vedete? C'era il cibo, lo sapevo. Ah, non si torna indietro col cibo. Torna qua, così guadagniamo un altro po' di tempo. È una corsa contro il tempo sta missione. C'è di nuovo un ferito, però stavolta posso fare il medico. Ah, che bello. E quindi il ferito non è più un ferito. Ok, è un po' meno ferito. Abbiamo ancora un bel po' di cibo, stiamo abbastanza tranquilli su quello. Ah! Sì, dopo che ho detto così adesso di sicuro. Perché nel frattempo sblocchiamo la tecnologia, sta morendo gente. Dicevi? Ah, non siamo a posto. Ah, perché c'è un'altra arca là in fondo che non avevo visto. E questa è congelata. Non è più congelata, perfetto. Che bello. Sì, aspetta. Arrivo a meno 70, poi ne parliamo. Ok, abbiamo trovato... spero di arrivarci a meno 70. Abbiamo trovato un pochino di cibo, un po' di acciaio, uno steam core e un po' di legna. Perfetto. Mandiamolo di nuovo in esplorazione. Qua, secco qua, dai. Che è dove dovevamo andare dall'inizio. Ma l'ho presa un po' comoda. Tu continua a fare la zuppa. La capra con la zuppa. E abbiamo distrutto tutto, quindi dobbiamo fare di sicuro il coal tamper come prossima cosa. Ok, giusto in tempo, visto? Mi sono lamentato, giusto in tempo abbiamo sbloccato quello che dovevamo sbloccare. Ok.
lo metterei esattamente qui, ok, e poi sbloccherei il coal tamper che è qua. Coal tamper, vai. Sì, sì, so che devo usare gli steam core, vai, vai, vai. Yeah, è arrivato un altro automaton. Se vi chiedevano di potenziarlo, dite di no, che è uno spreco di risorse incredibile. Io l'ho fatto e è andata male, quindi... Siccome mi sa che lo schema è sempre lo stesso, si ripetono gli stessi eventi, non conviene. Anzi, qua ci mettiamo proprio l'automaton a fare il cibo. E lui non patisce neanche il freddo. Vai, vai. Guarda come sgambetta. Si è messo lì sopra, sta covando lui. Gente malata, a caso. Tra l'altro non abbiamo ancora trovato nuove persone. Ah, possiamo fare delle leggi, mi dimentico sempre. Dobbiamo fare il cimitero. Ok. Beh, il cimitero lo possiamo mettere anche lontano, ma non troppo, direi. Qua va bene. Ok. Tanto, cioè, se stanno al freddo non penso che si lamentino. E un'altra ondata di gelo che fa sempre piacere. Ok, il cimitero l'abbiamo fatto, tutti contenti. E abbiamo sbloccato anche il coal tamper, che mettiamo subito al lavoro, qua vicino. Tipo qua. Dai, costruitelo. Intanto ricerchiamo la segheria, direi. Perché di legna mi sarei quasi finita. Gente che si lamenta. No, ah, questo è quello che vuole potenziare gli automaton. No, me ne aveva tipo distrutto uno nel tentativo. Beh, sta buono. Non toccare niente. Fatti i tuoi, lascialo, non sta. Vedete che adesso piano piano un po' di cibo viene prodotto e viene prontamente convertito. Di carbone ne abbiamo tantissimo. Piano, molto piano. Viene convertito. Via, lentamente. Questo perché è qua? Perché è finito il carbone. Mannaggia te, mannaggia. Vai, vai, fai a prendere questa legna qua, va. No, ma... legna siamo già pieni. Dov'è l'acciaio? Vai a prendere l'acciaio. Non puoi andare qua. Coal. È finito l'acciaio? È finita la minestra. No, sono serio, è finito, non c'è più niente da raccogliere. Ma dietro cosa c'è? Qui? Qua a destra. È legna, tutta legna. Hai finito l'acciaio? Ho finito l'acciaio, devo fare la miniera allora, poi sbloccherò quella. Vabbè, lo mando a prendere la legna che l'ho usata un pochino, dai. O lo mando qua a fare il coal tamper, così non ci mando gli omini. E non mi muoiono di freddo. Muoiono di freddo 2 metri più in là. Ma cosa abbiamo trovato? Tutto. C'è una tecnologia da scoprire qua. Venni. Possiamo fare la fabbrica, se ho capito bene. C'è una nave di piatto. Torna indietro, va, porta tutto a casa, che mi sa che hai fatto bel bottino, te. Quindi posso fare una fabbrica? Dove tecnologia? Ma la devo ricercare, non ho capito. Dov'è la fabbrica? Do you know? Hai sbloccato te la fabbrica? Mi sa che è più giù. C'è un livello più giù di questo? Non è questo. Steam Advanced... No, dovrebbe essere Factory. Ma hai detto, costruisci una Factory. Forse deve tornare prima il tizio, deve no, tornare... No, la Factory è un'altra cosa, Simo. Che cos'è? La fabbrica proprio. No, aspetta. Non l'ho sbloccato ancora. Ho trovato la tecnologia, dove si trova? Dov'è nel Tech Tree? Prova ad andare in... Exploration in Industry.
Sì, se va qua, qua non c'è niente. No, qua non escono altre cose. Ah. No. Non è che ce l'hai già sbloccata. Ma ho guardato in tutte le cose da costruire e non c'era. Vai in tech. Boh, secondo me ne devo tornare queste indietro, vedi che ce l'ha lui la tecnologia. Con Neo IVA vediamo, facciamo così. Facciamo anche una public house. Gente a caso sto sparcando, ma ha trovato della gente? No. Perché l'ho costruita la factory nel mio salvataggio? Ma l'avevi sbloccata? E ne Sì. è Eh arrivato l'omino. E bisogna aspettare che arrivi l'omino, sai? beh sì, se non arriva l'omino con la... Oh, cibo siamo pieni, intanto. Non portarti sfiga da solo. Ok, sawmill, ok. L'altra cosa da ricercare è Acciaio. l'acciaio. Wall drill direttamente. Ti fa solo il coso. Solo legna da. Sì, solo legna. Ma steelwork finché non c'è dell'acciaio da qualche. Cioè non c'è più di acciaio qua dentro. Questo è tutto carbone. Ah no, questo è ferro. Giusto, chiedo legna. Quello è ferro. Beh, possiamo fare dei pasti più decenti. Va, tanto cibo ce n'è adesso. L'obiettivo, ci dicono. No, non te lo do l'automaton. Me lo smonti. Me l'hai già smontato prima. Non mi fido più di sto qua. Tipo così dovremmo metterla. Qua. Ah, guarda qua che bella. Qua la metto. E poi man mano la sposto più avanti. Scusa, spostare il E no, giornale. perché ti distrugge le risorse dove la metti. Voglio tenermele buone. Ok. È stata veloce questa ricerca, mamma mia. Col mining per adesso non mi interessa. Forse conviene potenziare questa, andare giù di qua. E abbiamo anche quella di acciaio, giusto? Che deve mettere, infatti, vedi, me la fa mettere qua o qua e su non c'è niente. Diciamo che ho già trovato dove mettere altre due auto. Qua cosa c'era? C'era qualcosa qua sopra. Ho già trovato dove mettere altre due automaton che non ho. Mi fanno tenerezza gli automaton quando vanno a ricaricarsi sul... Come si chiama? Con la specie di radiatore. sì. Mi fa tenerezza, si prende, c'è il pollaio là sopra. C'è pollaio. Oh, abbiamo la fabbrica. La metto vicino a casa. La metto vicino a casa. Per adesso non mandiamo gente qua perché risorse ne abbiamo. Ok. Tra l'altro mi ha trovato anche un bel po' di acciaio, quindi sono anche più tranquillo da quel punto di vista. Di cosa vogliono farmi fare di legge? Moonshine, cos'è? Ah, gliela allunghiamo con l'alcol. Vedi, gli diamo l'alcol tutti i giorni, così. Yeah, sì, dai! Moonshine! E quindi cosa pernucciamo, automaton? 100 di acciaio, 100 Potrei di anche legna, fare le protesi 5. da qua, eh. Infatti. Ma non le ho ancora sbloccate le protesi. Perché mi dice così? Che simbolo è questo? Ah, gli devo dire quanti ne voglio. Sì, puoi anche farne infiniti. Meno infinito. Siamo a meno 40. Ok, allora. Off. Allora, siamo pieni di carbone, di depositi, quindi sposto l'automaton a raccogliere il carbone. Vedi che qua siamo pieni. Che qua è tosta la cosa. Mettiamogli a riscaldamento.
Oh, mi si è bloccato un automato nell'hot house. Per le prossime 12 ore, vabbè, l'hot house, beh, l'automato non possiamo spegnere. Tanto stava cogliendo cibo. Una delle due non mi dà più cibo in ogni caso. No, piccolo, guarda, l'ho spento così. Quindi possiamo sbloccare Steamworks. Cos'è che fa? Estrae l'acciaio più velocemente, semplicemente. Ok, buono. Ma se metto un automaton a perdere automaton? Automatoception? Ok, abbiamo trovato dell'acciaio e del carbone, ottimo. Andiamo qua, tanto non ci servono nell'immediato. In genere, se non mi servono nell'immediato le risorse, faccio andare avanti l'esplorazione, è più efficiente. The Yellow Briton! Ma perché c'è il simbolo del divieto? Ah, perché è chiuso a quest'ora della notte. Va bene. È un ottimo motivo, in effetti. C'è gente che si sta ammalando in Africa, non capisco perché. Perché fa freddo, semplicemente. Che ora è della notte? Dov'è che si vede? Potrei anche pensare di fare le case un po' più fighe. Ok. Vediamo di mettere in moto la fabbrica prima, vediamo se si sveglia. Ti ricordi come si fa a vedere se sono riscaldate? Sì, da qui. Da qua puoi attivarli e disattivarli singolarmente. Riscaldamenti. Sì, però... Di là non è attivo, dove c'è il carbone? No, non so. Ho tolto io l'automaton, perché eravamo pieni qua di carbone. Bene, mandiamo l'altro automato là. Questo che si è riattivato miracolosamente. Qua no, già c'era il coso, mettiamo le persone. Però questo mi dice ancora che non è attivo. Functioning. Però c'è un divieto davanti. Ah, ci serve della legna. Ok. Ok, beh, un po' non sbloccherai più niente. C'è l'altra cosa avanzata qua di estrazione. Ah, e volendo gliela possiamo mettere sopra e c'è la potenza. Però ci costa ancora più legna. E a noi la legna serve, ce ne servono 100. Qua ci sono delle casse di legna, però aspetta, facciamo così. Qui ne abbiamo già tirato su uno, ok, stoppiamo, andiamo qui togliamo la gente che mi muore di freddo e questo in 2 secondi dovrebbe farne 100 di legna. Ma come si acquatta sopra? Ho capito che fa freddo, vai avanti. Ok, abbiamo finito la legna perché questo sta facendo l'automaton. Lo fa in tempo zero. Ah, che bello. Perfetto. Sono contenti perché era una delle missioni. Ma che bel ragnetto che abbiamo fatto lì. Lo manderai qua l'automaton. Vai. Qui ci va a prendere anche l'acciaio. Bene, nel prossimo episodio vedremo come riusciremo a riscaldare le case, visto che ci stanno chiedendo alcune case, solo quelle, quelle degli eletti. No, infatti dobbiamo sbloccare da Hidden Shelter le case, le bunkhouse, che in effetti ci costa poco e possiamo già sbloccare. Tanto vediamo cosa abbiamo trovato, niente. Non c'è niente qua, va bene.
Grazie per averci seguito e ci vediamo col prossimo video di Frostpunk. Ciao!